Avete mai provato a scrivere selfie più assurdi di sempre su Google Immagini? Beh, se non l'avete fatto, fatelo. Fanno veramente ridere. Fanno veramente ridere. Fanno veramente ridere. Cazzo! E poi ci sono anch'io. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e siamo tornati qui su Parole a Caso su Google Immagini. Siamo pronti per un nuovo episodio e ragazzi, continuate, scrivetemi qua sotto le parole più assurde a caso nei commenti. 50.000 mi piace, subito un altro episodio, quindi spolliciate. Ma adesso siamo pronti a cercare. Cerca babbani arcobalenici, non so cosa sia. Neanche io. Penso di essere il primo ad aver cercato sta parola. Appare Anna e Elsa che si limonano. E Batman. Fregna. Batman, muore Batman. Ok, sì, questo è decisamente più assurdo. Abbiamo appena iniziato, io sono già sconvolto. Prossima parola. Cerca smiley. Se hai paura, non morire. Tanto mi diverto io. Ma che stai dicendo? Tanto ci sarà la solita faccia del cazzo e fa così. Che ti dovrebbe far paura. Appare semplicemente lui. Fa più paura questa, mi sa, che quella. Una che dovrebbe far paura, ma non è questa. Non esiste. Ah, eccola! Oh! No. Fa paura. Te lo ripeto, fa molto più paura questa. Oddio mio, ma che cos'ha? Devi assolutamente scrivere Goat to Glyph. Non fa ridere sta roba. Forse questa un pochino sì. Perché appare Tupac? È una signora con dei soldi. Più vado giù e più... Oddio. Inquietantissima. Sei l'immagine più inquietante che io abbia mai visto. Fa più paura questo che lo smiley, altro che smiley. Ma che cazzo? Non lo state immaginando, cioè veramente Gesù a cavallo di un T-Rex. E poi c'è una mucca con la parrucca. Bello sto maglioncino de nonna. Proprio gangsta. Porca puttana, la mia infanzia è rovinata in una foto. Dexter, cerca Chessy Swag. Mi saluti. Cioè, prima c'erano le pecore Tag Life, adesso Chessy Swag. E cosa apparirà? Ok. Allora, Google, oltre a essere razzista, è anche blasfemo. Perché scrivo Chessy Swag ed appare Papa Francesco con rosario sull'orecchio. Non lo dite a nessuno, Google è il demonio, lo dico io. Anche perché fa apparire Justin Bieber. Ora ditemi che Google non è il demonio. E dopo il Papa e Justin Bieber, Google fa apparire un'altra figura di riferimento, Adolf Hitler. Altra tesi che Google è razzista la dimostra questo fatto. Vedete, qui ci sono tutte foto, no? La gente si vede in faccia, perché sono tutte persone bianche. Quando clicco sul nero, non si vede la faccia. Google razzista. Prossima. Cerca elefante che affoga nel Mar Rosso. Ti ammazzerai dalle risate. Un animale che muore non è un bello spettacolo, quindi cerchiamolo. Che mani grandi che hai, Gianni. E non hai visto il cazzo. Ok, avevate ragione. Regà, elefanti che nuotano e affogano nel Mar Rosso è un nome in codice. Cioè, appare questo ragazzo. Ma che cazzo? Appaio io diverse volte. Appaiono i Pantellas. Appare Fregapane. Appaiono Matte Bise. Questo è un codice degli Illuminati. Perché? Sono sconvolto. Prossima. Dexter, cerca creepypasta yaoi. Buon divertimento. Se non mi sbaglio, yaoi è tipo una cosa manga giapponese non bella. No! No! No, 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 no. Slender. Sono terrorizzato. Bene, sto vedendo delle cose che potete capire. Io vi dico solo di non cercarlo. Mai. Mai. Prossima. Dexter, cerca Bonecraft e abbi paura. È un altro! Oh mio Dio, è un gioco. La copertina del gioco è questa e sembrerebbe un gioco innocuo. Però ora cerco di aprirvi la foto meno esplicita, una foto a caso. Ecco, da gioco innocuo sta mordendo l'orecchia, sta pulendo. Oh mio Dio, che schifo! Ecco, il gioco non è più tanto innocuo, decisamente. C'è una sta fissa delle orecchie poi, incredibile. Bene ragazzi, io vi prometto 100.000 mi piace, vi porto questo gioco. Non so che cazzo, dovrò censurare le peggio cose, ma vi giuro ve lo porto. Faremo pulizie delle orecchie a tutti. Cerca elefanti fritti con un astuccio frigorifero. E qua si torna proprio nel no sense totale. Ovviamente uno cerca elefanti fritti con un astuccio frigorifero e appare More Orfei. Come una parola talmente assurda, Google direttamente dice: ma che cazzo era la mia faccia? Cerca vaffanculo. Cerca remove kebab. No. Oddio, ma questo.
Questa è una canzone. Io sto video l'ho visto. Io non posso farvi vedere questa immagine. Ve la descrivo. È un normale fucile. Però nel calcio del fucile è stata inserita una vagina. E non sto scherzando. Una vagina di gomma. Ok. Non più kebab. No sense totale proprio. Cerca per sbaglio trench photo. Anzi, cerchiamo proprio per sbaglio. E che sbaglio pure a scriverlo. Trench photo. Questa foto è abbastanza strana, ma non tanto quanto questa. O questa, molto sicuro. Quando uno si vede troppi film di pirati dei Caraibi, sogna di essere Jack Sparrow. Il senso. Ma che... ma perché mi dovete fare ste cose? Prima la ragazzina e poi yaoi creepypasta. E ora sto pinguino che se lo... mi avvicina allo schermo, fa veramente paura. È inquietante. Come fare sesso con l'Oculus Rift. No, ma sì. Scusate, siete una bella ragazza, bel fisico e un bel... un ragazzo prestante, manco troppo, un ragazzo normale. Siete nella stessa stanza, siete in mutande, in intimo, e vi state eccitando toccandovi. Eccitando. Perché non levare l'Oculus e procreare tra di voi come fecero un tempo Adamo ed Eva, invece di stare con un computer a fare tette finte, ti vedo non ti vedo? Perché? Penso sia uno strumento per diminuire la popolazione. La chiesa d'ora in poi, oltre che contro il preservativo, sarà anche contro l'Oculus Rift, perché danneggia la procreazione della specie. Cerca panini alla carta igienica, morirai dal ridere e anche dallo schifo. Indovinelli, cosa dice un panino alla carta igienica? Ci vediamo all'uscita. Aspetta, non l'ho ancora capita. Sto meditando. Oh mio Dio, l'ho appena capita. Oh mio Dio. No, no. Che cazzo? Non la posso far vedere questa? È finita la carta igienica. Questa è la carta igienica di PewDiePie. Ce l'ho anche io, però siccome sono, ho meno iscritti di PewDiePie, nonostante lui mi copi, ho quella da 100 euro. Ah, beh, più o meno. Lo scopo poi è quello di arrivare a PewDiePie. Cerca tripofobia. Tripofobia, eccolo qua. Oddio, oddio che schifo. È tipo una malattia della pelle. Ah, è la paura dei buchi. La gente ha veramente paura dei buchi. Ecco cosa succede quando si mettono i piselli surgelati sulle cosce. No, raga, questa è una cosa seria. Dexter insegna la tripofobia. La gente che ha paura dei buchi. Avete imparato una nuova cosa con Dexter! Una vocina mi sta dicendo di fare una battuta, però non la faccio perché è troppo squallida. Tipo che signorini ha la tripofobia. Non le devo fare queste battute! Prossima. Mio caro Dexter, devi cercare Capri Cavanni e fidati, non te ne pentirai mai di averlo cercato. Buona visione. Sono appena uscito dalla tripofobia. Devo cercare veramente Capri Cavanni. Capri è una bellissima isola, una bellissima città, è una bellissima... Bene. Ora non stoppate il video e andate a cercare Capri Cavanni, per favore, almeno fatemelo finire. Dexter, devi cercare padroni che assomigliano a cani. Questa è bella. Questa è bella veramente. Che faccia da cagna. Proprio una cagna, eh. Oh mio Dio, che schifo. Snoop Dogg. Ok. Abbiamo anche i cammelli che assomigliano a persone. E abbiamo anche Miley Cyrus. Gabinetto spara caramelle. No. Oh mio Dio, il mio incubo peggiore. Oh mio Dio. Cerca Princess Big Mac. Ho paura che venga fuori tipo... no, una cicciona. Invece no, viene fuori un cavallo. Io penso che avrebbe avuto più senso che apparisse una cicciona piuttosto che un cavallo. Cerca gatti lol. Bene, mettete mi piace a gattini carini. Wow, a chi non piacciono i gattini? Poi sono anche gattini lol. Guarda che carino questo. Mettete 300.000 mi piace per il gatto. Per favore, ti avevo fatto un biscotto, però poi l'hai mangiato. Ti prego, mettimi mi piace. Sono un gattino. E con questo gatto io vi saluto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, Facebook e Instagram in descrizione. Ti prego, passaci 50.000 mi piace, prossimo episodio. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Io vi mando un abbraccione, un salutone e ci risciamo, gente. Ti prego, questi sono i pacchetti maxi. Oh, Hazard. Sì, Hazard. E a star, ma vattela, pia del culo, va.